Ciao a tutti, oggi parliamo di quanto lungo deve essere l'intervallo fra un cambio vetrine e un altro nei nostri negozi per essere ottimale, per essere equilibrato, per essere stimolante. Non c'è una risposta sola, non c'è una unica risposta. Cosa vuol dire? Vuol dire che dipende da vari fattori. Uno, se siamo in pieno centro storico di una grande città o se siamo in un paesino di 3.000 abitanti, chiaramente la frequenza cambia. Due, se vendiamo moda, accessori, fashion, scarpe, borse, o se vendiamo alimentari, detersivi, o se vendiamo, che so, ferramenta. Questo cambia assolutamente i tempi di frequenza fra un cambio vetrine e un altro. Allora, diamo dei numeri. Se sono quelli buoni, ce li giochiamo. Per la moda, dagli 8 ai 15 giorni. Non meno, perché non ci sarebbe il tempo fisiologico di assorbire, di vedere, di memorizzare i capi in vetrina. Non tanto di più. Metterei come limite massimo i 20 giorni, anche se siamo in periferia o in un paesino, perché altrimenti la nostra vetrina invecchia, diventa obsoleta. La nostra merce invecchia, invecchia il nostro negozio, diventiamo vecchi noi, non siamo più aggiornati, non siamo più alla moda, non siamo più innovativi. Però, anche se non siamo nella moda, comunque dobbiamo cambiare la vetrina con una certa frequenza, che non vuol dire ogni 6 mesi. Vendo articoli freddi, quindi vendo computer, oggettistica per la casa, ferramenta, come abbiamo già detto, benissimo. Un mese, due al massimo, deve vedere un cambio vetrine, proprio per il discorso che altrimenti la nostra immagine invecchia, diventa statica e non più innovativa, non più dinamica, non più frizzante.